Buonasera, bentrovati. È sempre un piacere sapervi così numerosi. Grazie per essere già in postazione. E purtroppo ci siamo arrivati all'ultimissimo appuntamento legato al format Stellati per la DAD. Oggi, ultima lezione di approfondimento, si parla di conservazione degli alimenti e appunto non potevamo non parlare di questo argomento così importante, così delicato, se non con un professionista del settore, diciamo colui che progetta tutti questi prodotti. Benvenuto a Luigi Quaglia dell'azienda Elegen, fondatore dell'azienda Elegen Clefis. Buonasera. Buonasera a tutti. È un piacere, un privilegio averti qui, soprattutto perché questo contributo può essere veramente molto importante non solo per i ragazzi degli istituti alberghieri che ci stanno seguendo, ma anche per i tanti appassionati di cucina, professionisti e non, perché qui si parla non solo di macchine professionali, ma anche di qualcosa di semi-professionale che può essere un ottimo spunto per chi ha una forte passione per la cucina. Esattamente, allora grazie intanto a tutti quanti per esservi collegati con noi e questa sera tratteremo alcuni argomenti molto importanti riguardo alla conservazione, lo spreco alimentare nel mondo, il costo che questa conservazione ha, la non conservazione ha e parleremo di macchine sottovuoto e sistemi di conservazione. Ecco, diciamo che il vostro slogan è la conservazione naturale che ferma il tempo e preserva il gusto. Esattamente. Ecco, con una frase abbiamo sintetizzato il concetto. Esatto. Sì, perché spesso non ci si pensa, no? Cioè, si utilizzano sistemi che poi portano ad avere un prodotto che qualitativamente non è quello che ci si aspetterebbe di avere. La conservazione, diciamo, e il prodotto in particolare sottovuoto, che è un prodotto, considerato di seconda fascia, è un po' snobbato, diciamo così, in realtà poi può far capire alle persone con questo corso, con quelle cose che noi vorremmo spiegheremo questa sera, che dell'importanza della conservazione e di quanto un prodotto può migliorare qualitativamente. Diciamo che noi abbiamo iniziato a fare questi corsi già diversi anni fa, poi con la storia del Covid si è fermato un po' tutto. Sono corsi più didattici che commerciali, nei quali si spiega proprio la conservazione. Clefis Group è un'azienda che ha acquisito il marchio Elegen e quindi gestisce il marchio Elegen, ha affiancato altri marchi al marchio Elegen che rimane nella fascia alta del professionale, mentre con il marchio More Than Chef entra nel settore casalingo di fascia alta e nell'entry level del professionale. I prodotti sono comunque tutti professionali, sono stati pensati e studiati anche per la casa. È stato anche aggiunto un ulteriore marchio, Sterilarte, che si occupa più che altro di sterilizzazione ad ozono, del quale poi magari parleremo più in futuro. In questa serata parleremo di produzione alimentare nel mondo, quanto è la produzione alimentare nel mondo, conseguenze dello spreco della cattiva conservazione, il costo della cattiva conservazione, come avviene la contaminazione batterica, cioè io come faccio a trasportare i batteri da una parte all'altra, sostanzialmente da un prodotto all'altro, e l'importanza della conservazione. Bene, andiamo un passettino alla volta, analizziamo sì, anche con l'ausilio della presentazione di queste bellissime sì, macchine, passo passo affrontiamo tutti i vari argomenti. Io prendo un attimo la parola per ricordare sì, ai ragazzi, noi l'abbiamo pubblicizzato, che anche questa sera per questa lezione di approfondimento avranno l'opportunità e la possibilità di ricevere un premio. Coloro che si distingueranno con le loro domande, quelle più interessanti, chiaramente a insindacabile giudizio del signor Luigi Quaglia che è qui, tutte le domande che perverranno, quelle un po' più particolari, più causanti, avranno la possibilità di essere premiate stasera con un bellissimo grembiule da cucina, chiaramente con il logo Stellati per la DAD e con il nome del fortunato vincitore. Quindi ringraziamo l'azienda Workline Bragard che ci è stata vicino in questo bellissimo progetto Stellati per la DAD e in bocca al lupo a tutti. Mi raccomando, formulate bene le vostre domande scrivendole appunto
tra i commenti, inserendo oltre alla domanda il vostro nome, cognome, istituto d'appartenenza e classe. Benissimo Luigi, allora parlavamo di questa conservazione naturale, perché? Sì. Perché non ci sono additivi, non ci sono sofisticazioni, quindi parliamo appunto di un tipo di conservazione naturale. Esatto. Allora, diciamo che il sottovuoto è probabilmente il processo di conservazione più naturale che ci sia al mondo, e anche il più ecologico, perché una volta che noi abbiamo messo sottovuoto un prodotto, questo prodotto rimane sottovuoto a lungo, per cui non ha bisogno di altre cose per poter funzionare. Quando diciamo rimane sottovuoto a lungo, qual è la vita di un prodotto lasciato sottovuoto? Allora, diciamo che un prodotto sottovuoto normalmente abbinato al freddo, perché si parla sempre di abbinamento al freddo, può durare fino a 5 volte in più. Cioè un prodotto normale non messo sottovuoto, quindi posizionato in frigo, dura, che ne so, 5 giorni, 6 giorni, parliamo di una carne fresca, quindi con una carica batterica di 10 alla quarta per grammo, col sottovuoto riusciamo ad arrivare fino a 25 giorni e probabilmente anche oltre in alcuni casi, dipende ovviamente dalla qualità della carne. Questo dà un grosso vantaggio, perché probabilmente noi non ci pensiamo, no? Quando questo vale sia per le case che per i ristoranti, nel senso che ognuno di noi normalmente acquista un prodotto e di questo prodotto che acquista, cioè della spesa che un ristorante o un'abitazione fa, mediamente il 30% del prodotto va buttato via, proprio per effetto della cattiva conservazione, perché non si sa conservare il prodotto. E questo è un aspetto molto importante, perché a livello mondiale si parla di cifre astronomiche, si parla di 12 miliardi di euro solo in Italia, e sono cifre che sono praticamente una legge finanziaria. E il 60% del cibo viene buttato via, e considerate che in generale, perché considerate che viene prodotto cibo per 12 miliardi di persone, ci sono cifre che parlano di 10 miliardi, 12 miliardi. Di questi 10-12 miliardi, molta parte del cibo non arriva neanche agli scaffali degli dei supermercati, perché viene automaticamente buttato via, perché per cattiva conservazione, perché la filiera ha funzionato male, viene buttato via. Un altro 30% lo buttiamo noi via nelle nostre case. E questo porta ad avere una sovrapproduzione di prodotto, e abbiamo da una parte un miliardo di persone che muore di fame, che non ha cosa mangiare, e dall'altra parte abbiamo 2,7 miliardi di persone che soffrono di problemi legati all'alimentazione, perché si nutrono male, perché mangiano prodotti contaminati, perché mangiano prodotti ossidati. E quindi è un aspetto molto importante, va considerato con la dovuta attenzione, perché si può migliorare moltissimo la qualità della nostra vita con una corretta conservazione. Certo. Allora, parliamo per esempio, no? Adesso abbiamo questi sistemi avanzati, moderni, certo, per la conservazione degli alimenti, ma prima come si faceva? Allora, prima c'erano sistemi, una introduzione importante secondo me è capire l'importanza della conservazione, perché noi non ci pensiamo mai, ma provate a immaginare quando l'uomo non era in grado di conservare gli alimenti, che fatica che faceva, perché era continuamente alla ricerca di cibo e non poteva evolversi, perché non aveva tempo per dedicare a fare altre cose, perché doveva nutrirsi, doveva cercare il cibo. Diciamo che la conservazione ha aiutato soprattutto le civiltà a essere stanziali, quindi a iniziare a ragionare anche oltre a come conservare, ad esempio come fare l'agricoltura e come fare altre cose. In passato la conservazione veniva fatta soprattutto per effetto dell'essiccazione, del fumo, quindi essiccazione col fumo, veniva fatta con la salagione, e poi nel periodo napoleonico, diciamo nel 1800, si è passati alla conservazione con aceto e con olio, perché c'era necessità di dover stoccare moltissime provviste per gli eserciti, e ovviamente come si faceva a trasportare un prodotto per un esercito così enorme senza che si deteriorasse. Ad esempio un problema grosso era quello di conservare il grano. Il grano si conservava o raffinandolo, quindi facendoci farina, oppure si faceva, si cuoceva sostanzialmente, cioè tostava, ecco, si faceva la tostatura del grano o delle altre derrate alimentari.
E questi erano i sistemi antichi di conservazione che ancora oggi funzionano, sono efficaci e consistono soprattutto nel togliere umidità al prodotto, perché un prodotto quando è che diventa preda della carica batterica? Quando ha un'altra quantità di umidità in presenza di temperatura e in presenza di ossigeno, sostanzialmente questi sono i tre fattori. Quindi togliendo l'acqua, ovviamente facendo l'essiccatura, abbiamo tolto uno degli elementi che diversi elementi che contengono poi il deperimento del prodotto. Ecco, quali sono gli altri elementi che possono danneggiare un prodotto? Sicuramente la temperatura. La temperatura è un elemento fondamentale. Vi faccio un esempio, cioè noi possiamo ad esempio conservare, mettere sotto vuoto un prodotto, poi non lo introduciamo nel frigorifero, lo lasciamo a 20 gradi e non abbiamo risolto nulla, nel senso che sicuramente il sottovuoto aiuta a conservarlo leggermente meglio, però consideriamo che i batteri hanno entrambi i metabolismi, molti batteri hanno entrambi i metabolismi, quindi significa che allora, innanzitutto facciamo una discussione iniziale, che è quella di cosa sono i batteri e come si dividono. Si dividono in aerobi e anaerobi. Gli anaerobi non hanno bisogno di ossigeno per potersi sviluppare, gli aerobi hanno bisogno di ossigeno per svilupparsi. E molti di questi batteri hanno entrambi i metabolismi, quindi cosa significa? Che se io lascio un prodotto sottovuoto in assenza di ossigeno, comunque a 20 gradi, la carica batterica parte comunque e il prodotto si deteriora. Quando lo abbino al freddo, ovviamente riduco fortemente questa possibilità. Consideriamo che la carica batterica si sviluppa soprattutto nel range di temperatura 5-60 gradi. Quindi okay, tutto quello quindi che è... Teniamo ben presente questo range di questo è un range fondamentale per capire come funziona la carica batterica. E per cui tutto quello che avviene tra 5 e 60 gradi è una proliferazione batterica enorme. Il picco dovrebbe essere attorno ai 40-45 gradi, dove avviene proprio una carica batterica molto elevata. Io spesso, ad esempio, da tanti ristoratori, magari quando vado a pranzare da qualche parte, chiedo: hai la macchina sottovuoto? E molti, nell'imbarazzo di dire no, non ce l'ho, mi dicono no, ma io non ne ho bisogno perché la macchina sottovuoto non mi serve, perché io faccio tutto espresso, per cui consumo tutto velocemente, non ho bisogno di conservare sottovuoto. Questo è un grossissimo errore, perché se andiamo a vedere la curva di crescita della carica batterica a 20 gradi, ci rendiamo conto che un prodotto espresso, praticamente, ecco questa è la curva, dopo 2 ore è da buttare via, cioè prendiamo un pezzo di carne, lo lasciamo a 20 gradi, non conservato sottovuoto, dopo 2 ore il prodotto è legalmente non più servibile, perché raggiunge una carica batterica di 10 alla sesta per grammo e praticamente non è più utilizzabile. Stessa cosa se lo metto in frigo. Se lo metto in frigo ottengo un rallentamento ovviamente della carica batterica, perché il prodotto mi si deteriora in 3 o 4 giorni, 5 giorni. Allora, deteriore significa che una carne 10 alla sesta non può essere più servita. Una carne 10 alla quinta, fino a 10 alla quinta, quindi 100.000 batteri per grammo, può essere servita ancora cruda, quindi per le tartare, tanto per intenderci. Oltre 10 alla quinta non può più essere servita, ma può essere servita solo cotta. Oltre 10 alla sesta non può essere più servita. Quindi con un milione di batteri per grammo la carne non può essere più servita. E voi non avete idea di quanta carne noi mangiamo ben oltre 10 alla sesta, perché se si considera solo la filiera è facile intuire che dalla macellazione al supermercato e poi alla nostra tavola non passano solo 2 giorni, ne passano molti di più. E come questa carne poi viene conservata durante la filiera, cioè viene effettivamente tenuta sempre sotto i 4 gradi oppure non viene tenuta sotto i 4 gradi? Ecco, questi sono i punti di domanda, perché basta che poi per un'ora la carne va a 20 gradi e noi abbiamo già perso la filiera sostanzialmente, perché è già partita a bomba la carica batterica. Bene, quindi praticamente quando noi mettiamo un alimento sotto vuoto lo stiamo fotografando così com'è
in quel momento in cui l'abbiamo reso, diciamo, acquistato. Il prodotto inserito nella sottovuoto migliora, peggiora, riceve delle modifiche rispetto alla sua natura? Allora, no. Diciamo che la qualità del prodotto che metto sotto vuoto è fotografata a quell'istante lì. Ovviamente sotto vuoto il prodotto non può migliorare. Cioè, se io metto sotto vuoto un prodotto che è già avariato, quando lo riapro me lo trovo leggermente più avariato. Me lo trovo più avariato. Se metto sotto vuoto un prodotto fresco, me lo trovo un po' meno fresco. Ovviamente, come dicevamo prima, sottovuoto mi dà dei vantaggi notevoli, perché non ho perdita di gusto, ho una preservazione di tutti gli aromi del prodotto, soprattutto ad esempio nei ristoranti dove io ho il prosciutto, il gorgonzola, ho la carne e ho altri prodotti che sono semplicemente imbustati nel Domopack, tanto per intenderci, ho una contaminazione di odori che è pazzesca. Mettendolo sottovuoto, ovviamente io preservo tutti gli odori e non ho contaminazione del prodotto. Poi abbiamo un altro aspetto, che è la contaminazione batterica del prodotto. Cioè, io ho faccio un esempio, un pezzo di formaggio che ho, un pezzo di carne che è mezzo avariato, lo prendo, lo tocco, vado a prendere un pezzo di carne fresco, l'ho già contaminato, questo si chiama contaminazione crociata. Oppure prendo un pezzo di carne o di verdure che sono leggermente avanti con il tempo, le taglio con un coltello, poi vado a tagliare qualche altro oggetto e contamino ancora con una carica batterica già ad un certo livello. Diciamo che i batteri, ci sono due tipi di batteri, ci sono quelli amici e quelli nemici. Abbiamo i batteri commensali, che sono quelli che vivono all'interno del nostro corpo, e ci sono i patogeni. I patogeni sono quei batteri che si nutrono, diciamo, del nostro prodotto, del prodotto che va a contaminare, e rilasciano delle sostanze di scarto che per noi sono altamente tossiche. E questi prodotti, diciamo, il prodotto che rilascia un batterio patogeno può essere anche estremamente pericoloso. Ci sono due tipi di contaminazione che si possono avere, no, con i batteri patogeni. Una è la contaminazione, quindi avere proprio contaminazione e come si dice, mi viene il mal di pancia, quindi praticamente è una contaminazione dovuta da batteri tipo salmonella, eccetera, eccetera. E poi c'è un processo invece ossidativo, che è quello più, forse anche più pericoloso, nel senso che se ho un'infezione alimentare, mi viene il mal di pancia, posso stare male, in alcuni casi è anche molto grave, può avvenire questa tossinfezione, si può anche morire ovviamente in alcuni casi. Ci sono proprio delle tabelle che adesso vi faremo vedere con quali tipi di malattie si possono beccare da queste tossinfezioni. Mentre con la ossidazione biologiche del prodotto è una cosina leggermente più subdola, nel senso che non si vede, io non la vedo l'ossidazione biologica, non posso capire quando un prodotto è ossidato, ma l'ossidazione biologica è quella che poi mi porta ad avere malattie estremamente gravi come l'artrite reumatoide oppure il cancro addirittura. Ormai è riconosciuto che l'ossidazione dei prodotti è un'ossidazione che crea patologie anche gravi. Spesso, adesso dico una cosa forse che non è molto... Spesso si parla ad esempio delle carni estere che sono molto migliori delle carni italiane. In realtà questo non è vero, ma proprio per questo aspetto, perché comunque una carne che deve avere una filiera più lunga è sicuramente più esposta, più contaminata, per forza, non c'è pezza. Io parlavo, noi collaboriamo da anni, Elegen collabora da anni con l'Università di Reggio Emilia, Unimor, e loro sono esperti proprio di carni, e si parlava proprio di questo aspetto, e quando loro vanno a fare i campionamenti delle varie carni, le carni peggiori sono quelle che vengono ovviamente dall'estero, perché hanno, diciamo, problematiche proprio di filiera, ecco. Ovviamente, ad esempio, se facciamo un esempio, una macellazione di un animale, io prelevo la carne che magari è 10 alla 3, quindi freschissima,
e la metto sotto vuoto, ovviamente ha un tempo di conservazione molto più lungo. Se prendo una carne che ha una filiera dove si parte da 10 alla 3 appena ammazzata la bestia, dico dei numeri per farvi capire, insomma, e faccio già due o tre passaggi, magari la lavoro in un posto dove non ci sono i canonici 7-8 gradi nel macello, ma ce ne sono 13 o 14, cambia già moltissimo poi la carica batterica finale che ha un prodotto, ecco, questo è molto importante. Ok, allora, parliamo, facciamo una prima domanda, avevo letto la domanda di Valeria Vallone che dice: se mettiamo un alimento sotto vuoto non cotto, quindi da crudo, può sviluppare al suo interno dei batteri? Allora, diciamo che noi partiamo dal presupposto che un prodotto che viene messo sotto vuoto già solo per il fatto che l'ho toccato ha di per sé una sua carica batterica. Diciamo che il sottovuoto rallenta molto lo sviluppo della carica batterica. Cioè proprio il fatto che se io utilizzo un prodotto messo in frigorifero non sottovuoto, un prodotto sottovuoto, già questo mi porta ad avere un allungamento della vita del prodotto di almeno 5 volte, dalle 4 alle 5 volte. Quindi in realtà in teoria non si sviluppa la carica batterica, però in realtà non è così, perché poi la carica batterica comunque un pochino avanza anche col freddo, ecco. Cioè non esiste un punto zero dove la carica batterica non si sviluppa, perché comunque i batteri hanno una capacità di vita che è veramente incredibile. Bene, allora un'altra domanda. Daniel Conte ci chiede: se il prodotto una volta confezionato sotto vuoto va tenuto comunque in frigo, e questo l'abbiamo detto, sì. Ad esempio la carne confezionata sotto vuoto a volte acquista un colore scuro, in quel caso è da buttare? Allora lì è un problema di ossidazione del prodotto, lì già si vede che il prodotto è ossidato. Diciamo che questo dipende dalla qualità della carne che era stata messa sotto vuoto. Considerate che ci sono dei trucchetti ovviamente per avere la carne più rossa, perché spesso noi vediamo nei supermercati ci sono delle carni che sono belle, rosse, sembrano appena ancora più vivi di quando erano sull'animale, no? E perché in realtà viene fatta una conservazione con ATM, viene introdotto dell'ossigeno o altri tipi di gas che esaltano, diciamo, il colore. In realtà non è detto, perché potrebbe essere semplicemente una frollatura che la carne fa, però non è detto, dipende dalla qualità di carne che si mette sotto vuoto. Ecco questo. Ok, allora vogliamo cominciare ad analizzare un poco tutte queste belle macchine? Sì, allora diciamo che abbiamo diversi tipi di macchine che possiamo utilizzare per il sottovuoto. Abbiamo macchine ad aspirazione esterna e macchine a campana. Allora, uno dice: quale macchina devo acquistare? Ecco, dipende da cosa devo fare. Noi diciamo, dal punto di vista aziendale, siamo un'azienda abbastanza onesta e cerchiamo di non portare il cliente a fare acquisti sbagliati, perché poi un acquisto sbagliato comporta una non soddisfazione del cliente. Quindi siamo un'azienda che studia molto approfonditamente e scientificamente i problemi delle macchine, abbiamo fatto anche alcune dimostrazioni in passato e abbiamo stabilito dei canoni per i quali si può usare la macchina ad aspirazione esterna o la macchina a campana. Quando uno mi dice: io vorrei acquistare la macchina sottovuoto ma non ho i soldi per farlo, costa troppo, eccetera eccetera, io vi dico subito questo. Allora, innanzitutto per un ristorante, ma anche già per una famiglia, proprio per gli effetti di quello che si diceva prima, considerate che l'acquisto di una macchina sottovuoto, facciamo esempio che costi 300 euro, è una macchina che si va a recuperare nel giro di 4-5 mesi al massimo per quanto riguarda la casa, perché in ogni casa, considerato che si spreca, ogni persona spreca 36 kg di alimento in una casa, cioè in ogni anno ognuno di noi butta via 36 kg di prodotto perché non è conservato correttamente. Quindi alla fine si calcola che ogni famiglia brucia tra i 500 e i 600 euro all'anno di prodotto non consumato e non conservato correttamente, cioè viene buttato via solo perché non è stato conservato correttamente. Se andiamo nei ristoranti, le cifre cambiano totalmente, perché i ristoranti buttano molto più prodotto e quindi si calcola
ristoranti che non hanno un grosso giro d'affari, 5-6 mila euro all'anno. Per quelli che hanno grossi giri di affari si parla, si arriva anche a cifre di 50-60 mila euro l'anno di prodotto che viene buttato via. Poi è chiaro, uno può fare la scelta, non butto via il prodotto, lo servo, però ho dato un cattivo servizio al cliente, ho servito un prodotto ossidato e non di qualità. Io quello che dico sempre, torno a quello che stavo dicendo prima, è vabbè, non hai soldi, comprati una macchina cinese al supermercato, spendi 80 euro, intanto vedi la macchina come funziona. Capisci a cosa ti serve, perché io quello che dico sempre è che a casa mia, dopo la lavatrice, il frigorifero, il terzo prodotto che si usa di più è la macchina sottovuoto, e posso garantirvi che c'è un abisso rispetto a quello che era prima di avere la macchina sottovuoto, e quindi è importante diciamo partire a utilizzare la macchina sottovuoto. La differenza tra le due macchine è sostanziale, perché con la macchina ad aspirazione esterna, quindi parliamo di gran dispensa in questo caso, è un prodotto che parte che vabbè, gran dispensa è diventato un po' un must delle macchine sottovuoto, perché la gente va nei negozi e chiede: avete voi la gran dispensa? Questo a garanzia del fatto che è un prodotto altamente tecnologico, l'unica macchina sul mercato con la barra in alluminio e che ha una durata nel tempo molto elevata, con ritorni veramente bassissimi attorno all'1 per 1000. Allora questo prodotto qua può essere utilizzato soprattutto su prodotti secchi. Allora, come abbiamo fatto a mettere a punto questo prodotto qui noi? Abbiamo studiato a fondo quello che era il vuoto finale, diciamo, di un prodotto con una macchina ad aspirazione esterna e una macchina a campana. Allora, con la macchina ad aspirazione esterna non posso aspirare prodotti liquidi, quindi dove ho brodi, sughi, eccetera, eccetera, non posso aspirare prodotti liquidi, almeno che non abbia prodotti che hanno un'alta densità e quindi non passano attraverso il sacchetto gofrato. Possono essere usate solo col sacchetto gofrato, non possono essere usate con i sacchetti lisci, e che costano leggermente di più. E, le macchine a campana invece possono essere usate con sacchetti lisci, sacchetti gofrati, liquidi, non liquidi, eccetera, eccetera. Quindi ha un più alto utilizzo e diciamo che costa anche molto di più, ha più manutenzione e va gestita in una maniera leggermente diversa. I concetti fisici sono notevolmente diversi. Se però ho prodotti secchi, voglio mettere sotto vuoto, formaggi, salumi, prodotti che non contengono liquidi, acquistando una macchina ad aspirazione esterna ho già quello che mi serve, non ho necessità di andare ad acquistare un prodotto più costoso. Dico questo perché noi, ad esempio, con questa macchina qua, cioè con la gran dispensa, siamo riusciti ad ottenere risultati veramente eccellenti, proprio in base a uno studio che abbiamo fatto e a video che abbiamo fatto poi, dove dimostravamo che alla fine con una macchina d'aspirazione esterna con determinate caratteristiche si può arrivare ad avere su un prodotto secco lo stesso risultato di un prodotto di una macchina campana. Ci sono alcuni video, se andate a vedere magari su YouTube, Elegen, troverete questi video che dimostrano questa cosa qua. Siamo stati il primo produttore e probabilmente l'unico produttore a dimostrare questa cosa qua. Cioè noi con una macchina tipo la gran dispensa riusciamo ad arrivare all'interno del sacchetto a 10 millibar, che è più o meno quello che arriva una macchina campana non di buona qualità, diciamo, non eccellente però di buona qualità. Mentre con le macchine sottovuoto a campana riusciamo ad arrivare a 2 millibar. Questa differenza può essere significativa se vado a fare delle cotture sottovuoto, perché il sacchetto mi si gonfia di più. Ok, c'è una domanda di un ragazzo, Cristian Porcello, che ci chiede: con la macchina sottovuoto posso congelare cibi anche tipo castagne e fragole? Per quanto tempo si possono tenere nel congelatore? Allora, alla fine daremo una tabella che dà delle indicazioni sulle conservazioni, diciamo, a temperatura ambiente, a frigorifero e congelati. Diciamo che congelandole si allunga di parecchio la vita. Dare un dato in questo momento è un po' difficile. Ci guardiamo le tabelle, magari si può dare indicazione, però possiamo arrivare anche a un anno probabilmente come conservazione, tenendola tipo a meno 18 gradi, ecco. Ok, la conservazione può causare problemi all'alimento tenendolo per molto tempo? No, assolutamente, perché non diciamo che il sottovuoto non. La cosa bella del sottovuoto è che non ci sono additivi chimici come ad esempio avviene nella conservazione industriale, no? Cioè l'industria ha
diversi metodi di conservazione, tra cui anche il sottovuoto, a dir la verità, però spesso deve mettere additivi chimici per poter conservare il prodotto più a lungo. Con il sottovuoto questo non avviene, c'è una conservazione assolutamente naturale, dove vado semplicemente a estrarre l'aria e poi lo metto in frigorifero per allungare la vita del prodotto, quindi non ci sono assolutamente contraddizioni, anzi ho una preservazione del prodotto, delle qualità organolettiche del prodotto. È l'esatto opposto, diciamo, perché se io lascio il prodotto in ambiente a contatto con l'aria, comunque a parte che si ossida, poi nel tempo perde anche le qualità organolettiche il prodotto, mentre sottovuoto le mantiene al 100%. Ok, i ragazzi sono scatenati, ci sono tantissime domande. Proviamo, facciamo delle domande. Allora, per esempio, una ragazza, Pia Francesca Pentella, chiede: come si fa a individuare un prodotto contaminato? Ecco, si mangia, se viene il mal di pancia è contaminato. E ovviamente è una battuta. Certo. Vabbè, superficialmente magari si vede se ci sono delle muffe, però è abbastanza, oppure dal sapore che è rancido, si sente dal gusto, se pizzica, ci sono alcuni meccanismi che possono stabilire se un prodotto è contaminato, però è chiaro che se non si fa una prova microbiologica è difficile da stabilire. Ci sono dei tamponi che uno magari lo strofina, però cioè ogni tampone credo costa 5-6 euro, non credo che uno si possa mettere a fare diciamo, il test su ogni prodotto. E lì va un po' a fortuna, diciamo. Non saprei onestamente che risposta dare in questo senso, se non una battuta. Va bene. Allora, Christian ci chiede: il tipo di sacchetto che si utilizza per il sottovuoto incide sul mantenimento dei cibi? Nel senso, c'è qualche tipo di sacchetto in particolare da utilizzare? Allora, sì. Allora, è fondamentale utilizzare innanzitutto sacchetti per il sottovuoto. Soprattutto non altre buste. Esatto, ad esempio noi vendiamo un po' in tutto il mondo e quando si va in giro per il mondo, nei paesi asiatici, molti vengono lì con la bustina normale, dice io metto sottovuoto qui. No, allora non funziona così. Allora il sacchetto sottovuoto è costituito da più elementi, quindi normalmente poliammide e polietilene. La poliammide è quella che dà l'isolamento verso l'aria e la resistenza meccanica del sacchetto. Il polietilene è quello che permette poi di fare la tenuta meccanica e la saldatura del sacchetto. È chiaro che se io utilizzo un sacchetto senza poliammide, dopo pochi giorni ho l'entrata dell'aria. C'è proprio un parametro che si chiama permeabilità dell'aria che determina la qualità di un sacchetto. Noi abbiamo introdotto da un paio d'anni un sacchetto goffrato che ha una permeabilità molto molto bassa, per cui ha un'altissima qualità e permette veramente di conservare il prodotto più a lungo possibile. È chiaro che meno permeabilità ho, più a lungo posso utilizzare il sacchetto. Ci sono sacchetti che hanno ad esempio strati di poliammide di 5 micron, in quel caso lì è un sacchetto assolutamente scarso, magari dopo una settimana, 15 giorni ho già le prime entrate di aria. Sacchetti normalmente devono essere tra i 15 e i 20 micron di poliammide. Ok. Damiano Sumerano ci chiede se è possibile conservare sottovuoto i prodotti da forno. Sì, allora, io penso che lui intenda se è possibile conservare sottovuoto prodotti da forno tipo pane, grissini. Io immagino di sì. Immagino di sì. Allora, sì, si possono conservare, ovviamente va fatto il sottovuoto e poi va iniettata all'interno del sacchetto dell'aria, dell'ATM, cioè la classica atmosfera modificata. Si può fare, diciamo che non si possono, è assolutamente sconsigliato mettere sottovuoto torte, panne, eccetera, eccetera, perché lì tendono proprio anche a esplodere. Abbiamo avuto esperienze con un cliente che faceva le torte, le congelava e quando le metteva sottovuoto proprio gli esplodevano perché l'aria viene estratta in maniera molto violenta. Però pane e grissini e prodotti secchi possono essere conservati a patto che metto l'ATM all'interno del sacchetto e evito che poi quando il sacchetto si ritrae sul prodotto mi venga distrutto. Okay. Diciamo che l'ATM, ecco, faccio solo una parentesi, visto che abbiamo parlato di atmosfera modificata, faccio una parentesi sull'atmosfera modificata. Allora l'atmosfera modificata si può inserire solo con le macchine a campana. Uh-huh. E normalmente viene definito che tipo di gas inserire in base al prodotto che viene conservato. Normalmente ci si appoggia a chi fornisce il gas.
cioè l'ATM sostanzialmente che fornisce il gas. Una cosa importante è che l'ATM, diciamo, ha una sua valenza, è una sua validità, è una sua forza sempre abbinata al freddo, cioè faccio del prosciutto cotto, ci metto l'ATM, se non lo lascio nel freddo l'ATM non mi serve praticamente a nulla, cioè non sviluppa le caratteristiche che, per le quali nasce. L'ATM ha la doppia valenza, quella di diluire quel residuo di aria che rimane all'interno del sacchetto e di evitare magari lo schiacciamento. Quindi perfetto. Un'altra domanda di Isabella Spagnuolo ci chiede se il sacchetto utilizzato per la conservazione sottovuoto è lo stesso impiegato per le cotture. No, anche in questo caso diciamo ci sono sacchetti specifici che possono essere usati per le cotture perché hanno bisogno di due aspetti. Il primo, che non si apra durante la cottura, perché magari la saldatura non riesce a resistere oltre i 70 gradi normalmente, e poi soprattutto che non abbiano rilasci sul prodotto, cioè se usiamo non usiamo i prodotti adeguati, quando si vanno a fare le cotture si rilasciano delle sostanze che poi non andiamo a ingerire e questo non va bene. Il sacchetto che noi utilizziamo da 2 o 3 anni sono adatti anche alla cottura fino a 121 gradi. E questo è abbastanza importante, che poi Casolaro ha nel suo stock. Perfetto. Allora, continuiamo a far vedere questa bellissima macchina in funzione. Allora, possiamo fare una dimostrazione di come funziona la macchina sottovuoto e poi dopo faremo vedere... Ah, è scollegata. Allora, ecco qua. Allora, diciamo, di questa macchina esistono diverse versioni. Questa è la versione professional, abbiamo una semi professional. Queste macchine, diciamo, che noi produciamo già da moltissimi anni, quindi dal 2006, in realtà hanno subito nel tempo variate upgrade e oggi sono arrivato a un livello di affidabilità veramente molto elevato. E abbiamo una vaschetta per i liquidi, perché se andiamo a aspirare tipo una bistecca o un prodotto che ha un po' di liquido, va a finire all'interno della macchina, della vaschetta. Diciamo che noi abbiamo un tratto saldante di 4 mm su una barra in alluminio, è l'unica macchina sul mercato in questo momento con la barra in alluminio, tutte le altre hanno una copertura in acciaio ma sotto è plastica. Questo cosa significa? Che se io faccio molti cicli di seguito, dopo un po' la barra mi si piega sostanzialmente, quindi non mi funziona più con la barra in plastica. Con la barra in alluminio noi abbiamo una durata che è pressoché illimitata. In più ci permette di poter fare più saldature di seguito, anche grazie a un algoritmo di programmazione della macchina che automaticamente adegua la saldatura al numero di saldature che vado a fare, quindi non ho il sacchetto che mi si incolla. E abbiamo all'interno una pompa di questa macchina qua con una membrana particolare, per cui se viene attraversata da liquidi non si rompe, se viene attraversata da altre sostanze, magari sangue eccetera eccetera, non si rompe, anche se comunque si perde la garanzia, perché nonostante la pompa non si rompe, se io faccio ad esempio dei cicli di espirazione, poi spengo la macchina, lascio lì ferma 3 giorni, soprattutto se ci passa del sangue, il sangue tende a incollare gli elementi e quindi non funziona più. Soprattutto a noi sono capitate ad esempio diverse barre saldanti che il cliente faceva il sottovuoto, lasciava il sangue sulla barra e poi non si apriva più la barra, cioè proprio addirittura si doveva rompere la barra per poterla aprire. Ecco. Allora, la macchina funziona in maniera molto semplice, totalmente automatica. Si mette sottovuoto sotto la barra il sacchetto, si spinge leggermente in maniera che la macchina faccia presa e poi fa tutto in automatico. Abbiamo comunque un livello di vuoto molto alto su questa macchina qui, arriviamo a meno 92 con 45 litri al minuto, è probabilmente la macchina più potente di questo genere sul mercato. E, totalmente automatica, poi con alcuni programmi per la carne per i prodotti morbidi. Alcuni nostri competitor hanno barre saldanti molto blasonate con 1, 2, 3 saldature, tratti saldanti, noi abbiamo un solo tratto saldante da 4 mm, alcuni hanno fino a 3 tratti saldanti da 2 mm. Quando mi dicono ma tu come mai hai solo un tratto saldante, perché io rispondo sempre perché noi siamo sicuri di quello che facciamo. Uno mette 3 tratti perché se non salda il primo, salda il secondo, salda il terzo. Cioè diciamo che è un po' è solo un gadget commerciale, in realtà non serve a nulla, perché in realtà
a essere onesti, non servirebbe neanche il tratto saldato da 4 mm, basterebbero anche solo 2 mm. Perché una volta che il sacchetto è saldato, ecco, questo è quanto. Ok, e questa macchina, diciamo, sottovuoto a lavoro esterno. Sì. In caso di alimenti particolarmente liquidi, come si fa? Allora, in questo caso si possono utilizzare dei contenitori. Abbiamo, allora, parliamo innanzitutto di liquidi. Se io ad esempio per liquidi intendo olio, olio d'oliva in particolare, posso usarla lo stesso perché l'olio non ha una densità tale che passa attraverso la goffratura del sacchetto. Quindi l'olio, se ho un sugo particolarmente denso, comunque posso utilizzarla e non mi dà fastidio. Altrimenti ci sono dei contenitori, che sono questi qui. Si mette il prodotto all'interno del contenitore e poi si aspira dalla macchina, cioè con la pipa, si aspira e si fa il vuoto nel contenitore. C'è da dire però che, attenzione, quando vado a fare un vuoto nel contenitore non ho lo stesso effetto che ho con la campana, perché nel contenitore comunque ci rimane un residuo di aria. Allora, noi abbiamo detto che questa macchina arriva a meno 92 come vuoto, quindi vuol dire che mi rimane un 8% di aria all'interno del contenitore. E allora, volevo un attimino parlarvi di una questione tecnica, abbastanza importante, non è semplice da spiegare, cercherò di farvela capire perché effettivamente è molto difficile da spiegare. Beh, e però non può fare la differenza. Però fa la differenza, diciamo. Allora, io vi ho detto prima che si può conservare un prodotto sottovuoto, cioè se io vado a fare il sottovuoto su un prodotto secco, ad esempio io ho fatto il sottovuoto sul limone, come vedete il limone è perfettamente sottovuoto, cioè io qua dentro ho 10 millibar, 15 millibar al massimo, quindi ho un ottimo vuoto per una macchina del genere. Questo cosa, perché avviene questo? Nonostante la pompa arriva a meno 92, ma la pompa potrebbe arrivare anche a meno 75, meno 80, questo non avrebbe significato, perché cosa avviene? Quando io vado a fare il sottovuoto con una macchina di aspirazione esterna, ed è lì, diciamo, che noi abbiamo studiato in maniera molto approfondita e abbiamo fatto capire il concetto dall'esterna e la campana, noi abbiamo la camera, che è questa qui, dove viene fatto il sottovuoto. Quindi all'interno di questa camera viene fatto il sottovuoto quando si appoggia qua sopra. Quindi io all'interno della camera ho meno 80, partiamo da meno 80. Nel sacchetto in realtà ho meno 80 più la pressione atmosferica. Cioè all'esterno noi viviamo in un ambiente dove la pressione atmosferica è circa un bar. Quindi quando io vado a fare il sottovuoto all'interno della macchina ho meno 80, la pressione atmosferica mi spinge sulla macchina e ho il differenziale meno 80 più la pressione atmosferica, quindi riesco ad arrivare a questi 10 millibar grazie alla pressione atmosferica. Quindi è per quello che ottengo un buon livello di vuoto. Quando vado a farlo sul contenitore invece, questo non avviene, perché nel contenitore il contenitore non si può deformare. Questo è sul sacchetto, il sacchetto si deforma, quindi si attorciglia attorno al prodotto e ottengo un ottimo livello di vuoto. Sul contenitore il contenitore non si deforma, per cui non ho un livello di vuoto altrettanto valido come in questo caso nel limone. Ecco, questa è una differenza abbastanza sostanziale, perché spesso ad esempio vengono persone che fanno farine, che vogliono mettere farina sotto vuoto o altri prodotti, e questo è un aspetto un po' limitativo della macchina da esterno. Cioè lo posso fare, però poi devo considerare che comunque un 10% di aria, a seconda della macchina che vado a utilizzare, mi rimane all'interno della macchina. Ok, passiamo oltre. Allora, possiamo far vedere. Allora, innanzitutto volevo presentarvi, questa è una nuova macchina creata da Clefis Group, che continua, diciamo, sull'onda di quello che era Elegen a livello di ricerca e sviluppo. L'azienda ha ereditato un po' quello che era la tradizione di Elegen, che ha sviluppato macchine d'altissima qualità e innovative. Cioè ogni prodotto che Clefis Group ha in questo momento è un prodotto innovativo ed è unico sul mercato. Questa è l'ultima nata e nasce da un'idea, devo dire, geniale, perché è sempre più difficile competere con quello che è il mercato. E questo cosa significa? Che il mercato, ad esempio, chiedeva una macchina economica. Macchine economiche sono solo macchine orientali, che sì, sono economiche, ma non sono qualitative, non hanno un'altissima qualità. Noi con questa macchina siamo riusciti, da una idea che può apparire banale, in realtà a creare un grande prodotto fatto di tante piccole idee geniali che hanno permesso di realizzarla, perché
dovete sapere che quando si va a lavorare col vuoto ci sono in ballo delle forze che sono davvero notevoli. Considerate che sulle superfici della macchina dove viene fatto il vuoto c'è un chilo per centimetro quadrato, quindi ad esempio su questo coperchio che di questa superficie abbiamo circa 10 quintali di pressione nel momento in cui viene fatto il vuoto, perché all'interno della camera abbiamo il vuoto e abbiamo sempre la pressione atmosferica che spinge sul coperchio, come sui laterali, eccetera, eccetera. Qui è nato questo prodotto, è un prodotto davvero unico, perché permette di fare quello che in tanti chiedono oggi, permette di poter fare anche i vasetti. E come avviene questo? Sostituendo la vasca. È l'unica macchina sul mercato mondiale che si può cambiare la vasca. Io posso sostituire questa vasca con questa vasca. Vi facciamo vedere il video dove vado a mettere la vasca più alta e posso introdurre all'interno della vasca i vasetti per fare il degassaggio dei vasetti. Ecco, come vedete il video, togliere la vasca è estremamente semplice, dopo ve la farò vedere. Ecco, come vedete nel video, lì adesso stiamo facendo i vasetti ed è davvero un prodotto che si possono permettere tutti, perché si parte da cifre veramente molto contenute. Può essere utilizzata dagli appassionati, può essere utilizzata dai professionisti. Ecco, quindi anche per un uso casalingo tu lo consiglieresti? Per uso casalingo dipende da quello che devo fare. Se ho solo prodotti secchi va bene la macchina d'aspirazione esterna. Se devo fare prodotti, io dico, ad esempio noi quando ci dicono ma io non ho, questa magari è una macchina leggermente più costosa, anche se oggi si trovano macchine provenienti da Oriente che costano più della nostra, no? Che è un paradosso, però cioè, noi abbiamo un livello qualitativo qui molto elevato. Io dico sempre non c'è problema, andate a comprare là, tanto poi fra 3 mesi verrete da noi, perché certo, tanto quella vi si rompe in 3 mesi. spesso capita. E, allora, diciamo, questa macchina qua per gli appassionati, soprattutto per chi fa cotture sotto vuoto, è molto indicata perché ha un costo contenuto e si può utilizzare benissimo, è una vera e propria macchina campana. Ecco, chi fa cotture sotto vuoto, se non deve fare marinature, se non deve fare cose particolari, può usare anche la macchina, diciamo, da aspirazione esterna. È un po' limitativa per la cottura a bassa temperatura. Consigliamo sempre la campana ed è per quello che è nata questa macchina qua. Questo è un prototipo, qui ci sono alcuni... E le gomme non sono ancora quelle definitive, perché purtroppo è un periodo dove non si trovano materie prime, quindi c'è una penuria di materia prima. Vi faccio vedere come funziona. C'è poi un aspetto di cui parleremo delle macchine sottovuoto a campana: si mette il sacchetto sotto la barra. Noi abbiamo questo sistema di barra che noi chiamiamo Evolution. Qui non l'abbiamo spellicolata, vabbè, ok. E allora, diciamo che un aspetto molto importante delle macchine sottovuoto a campana è anche il degassaggio, che poi vi andrò a spiegare. Adesso vi faccio vedere come funziona. E il coperchio di questa macchina è ancora provvisorio, perché poi ci sarà il coperchio con la cupola, quindi sulla macchina base andremo ad un'altezza di 15-16 cm, mentre sulla macchina col coperchio rialzato, con l'accessorio, diciamo, coperchio rialzato, arriviamo a 22-23 cm, quindi molto utile per fare proprio i vasetti. E ognuno si può acquistare il kit che si sostituisce la vasca in autonomia. Ecco, vediamo come funziona il ciclo. C'è una domanda, la posso fare nel frattempo? Certo, allora, nel frattempo sì. Anna Aquilino chiede, possiamo mettere i formaggi stagionati sotto vuoto? Certo, assolutamente. Ok. E invece c'è un'altra ragazza che chiede, perché quando confeziono formaggi molto stagionati o carne con osso, la busta perde il sottovuoto? Allora sì, perché diciamo ci sono delle cose da tenere in considerazione. Ecco qua, abbiamo fatto il sottovuoto. Adesso vi faccio vedere una cosa dopo che vi dimostra la differenza tra le due macchine. Allora, diciamo che c'è una cosa da tenere in considerazione. Normalmente i sacchetti goffrati, tipo questi qui, o i sacchetti lisci, sono 90 micron o 100 micron. Se voglio andare a conservare prodotti con osso, o pulisco l'osso in modo che non faccia la punta, oppure lo vado a usare un sacchetto più alto, tipo 150 micron. In quel caso devo comunque sempre usare la macchina a campana, perché macchine sottovuoto esterno goffrati, sacchetti goffrati 150 micron, a parte che costano un botto, sono veramente molto difficili da trovare.
il formaggio molto secco, molto stagionato, può avere ad esempio il parmigiano quando qualche si mette sotto vuoto. Noi diciamo si spizzano gli angoli per evitare che vada a forare il sacchetto, ecco, questo è quello. Okay, vi allora faccio vedere una dimostrazione per farvi capire qual è la differenza tra una macchina campana e una macchina sottovuoto, che è uno dei test che noi facevamo. Adesso questi sono due sacchetti che noi abbiamo messo sottovuoto, uno con la campana e uno con la macchina a aspirazione esterna. Il vuoto è più o meno simile. Questo è quello della macchina esterna e questo è della macchina campana. Andiamo a rifare un ciclo. Ecco, orientativamente da quando avviamo la macchina quanti secondi passeranno? Allora dipende, una macchina a campana impiega tra i 30 e i 40 secondi, una macchina a aspirazione esterna è un po' più veloce perché, per quello che dicevamo prima, perché ha la pressione atmosferica che dà una mano. Come potete vedere, il sacchetto con la macchina a aspirazione esterna è quello che si gonfia prima, perché e si gonfia probabilmente anche di più perché ci è rimasta più aria all'interno. Ecco, questa era la differenza che volevo farvi vedere. E allora, la differenza di funzionamento di una macchina di aspirazione esterna e da campana è che nella campana noi, quando facciamo il vuoto, tutta la camera va sotto vuoto, e questa è una cosa importante da capire, perché qua all'interno avvengono parecchi meccanismi strani. Ve ne faccio vedere uno. Ho una macchina a campana, non so se mi fa il vuoto, se funziona o non funziona. Come faccio a vedere se una macchina sotto vuoto a campana funziona? Ve lo faccio vedere subito. Allora, prendiamo un bicchiere d'acqua, lo mettiamo all'interno e la facciamo avviare. Se sono a livello del mare e quando arriva al vuoto l'acqua inizia a bollire, vuol dire che la macchina sta funzionando. Vuol dire che fa un vuoto corretto. E questo è un aspetto molto importante, perché è un processo fisico che si chiama degassaggio. Ci sono due modi per fare il degassaggio. E ovviamente il degassaggio a livello del mare avviene a una determinata pressione. Se mi alzo, vado in altitudine, il degassaggio avviene in maniera diversa. Avviene a pressioni più basse, fondamentalmente. Questo cosa significa? Significa che all'interno di ogni prodotto che ha del liquido è contenuta dell'aria, quindi significa che io, quando vado a fare il sottovuoto, in assenza di pressione atmosferica i gas vengono rilasciati. Ok, beh, ciclo un po' lento. Ho fatto. Okay. E vengono rilasciati i gas, per cui viene estratto il gas dal prodotto. Questo meccanismo è molto utile quando vado a fare le marinature, perché mi metto sotto vuoto ad esempio la carne con i vari aromi, e gli aromi vengono estratti dai vari prodotti, quindi dalla carne, dal non so, metto dentro del basilico, quello che voglio, da tutti gli aromi, e nel momento in cui vado a sigillare il sacchetto gli aromi si aggregano, e quindi ho una enfatizzazione degli aromi, diciamo. Quindi lì posso fare delle marinature che poi posso utilizzare in cottura, ad esempio. Questo è un aspetto molto importante. Ok, come capiamo se una macchina sottovuoto a campana sta facendo bene il suo dovere? È quello che dicevo prima, cioè se si mette un bicchiere d'acqua, se a livello del mare l'acqua inizia a bollire, abbiamo il sottovuoto. Vi faccio vedere solo velocemente come si cambia la vasca. Si estrae semplicemente così e si introduce in maniera estremamente semplice anche la macchina, l'altra vasca. Adesso qui purtroppo le gomme non sono quelle giuste, quindi diciamo non è proprio il massimo, però insomma questo è il concetto della macchina, di come si fa a cambiare la vasca. È molto semplice, lo può fare chiunque. Abbiamo due modelli, in questo caso una macchina con barra saldante da 30 e una macchina che è questa qua sulla sinistra con barra saldante da 45. In entrambi può essere fatto il discorso della vasca. Una macchina da 45, ovviamente, perché fa produzioni di marmellate, di sughi, eccetera eccetera, ovviamente abbiamo effettivamente molto spazio per poter fare questa operazione. Ecco, poi dipende un po', diciamo, dall'utilizzo che se ne vuole, esatto, fare, sì, in base all'esigenza. Esatto, da quello che ho visto, che oggi vanno molto di moda le vasocotture o la conservazione,
in vasocottura ovviamente possiamo, questa è una macchina che dà un aiuto davvero notevole. Perfetto. Ecco, fino a qualche tempo fa ovviamente era impensabile una macchina che si potesse intercambiare la vasca, ecco, questa è la novità che abbiamo in questo caso. E queste macchine, diciamo, a campana hanno altri accessori da poter utilizzare? In questo momento no, abbiamo pensato ad altri accessori che andremo ad introdurre in una seconda fase dello sviluppo del prodotto. Benissimo, complimenti intanto. Grazie. Successivamente passiamo a un altro punto interessante, che è quello della cottura a bassa temperatura. A bassa temperatura. Allora, cottura a bassa temperatura, qui adesso vi metto in moto intanto questo strumento che si chiama Geyser, è fatto col marchio Elegen Geyser, diventa More Than Chef, quindi etichetta simile gialla come quella lì, e 1350 watt, questo è un 2000 watt, come Elegen possiamo avere anche un 3000 watt. La caratteristica di questo prodotto è che è un prodotto molto preciso e ha una circolazione dell'acqua davvero molto potente, con 14 litri minuti effettivi, come si può vedere dal movimento dell'acqua. Allora, la cottura a bassa temperatura ovviamente dà moltissimi vantaggi. Diciamo che una peculiarità della cottura a bassa temperatura deve essere quello che la cottura che vado a effettuare deve essere precisa, cioè se io non posso utilizzare uno strumento qualsiasi per fare una cottura a bassa temperatura, devo usare comunque uno strumento che abbia una determinata precisione, cioè cuocere un prodotto un grado, due gradi, fino al grado possiamo ancora forse accettarlo, ma quando vado a fare una cottura lunga con due o tre gradi di differenza ho un prodotto che è totalmente diverso. E, diciamo che i vantaggi che si hanno con la cottura a bassa temperatura sono notevoli. E si può, ovviamente si allunga notevolmente la vita del prodotto, non ho perdita di liquido, non ho perdita di gusto del prodotto, con prodotti marinati ovviamente ho all'interno un'esaltazione del gusto, tant'è che quando vado a fare le marinature dei prodotti devo condire con meno condimento per evitare proprio questa esaltazione del gusto, altrimenti sarebbe immangiabile, si va circa con la metà del condimento, e non ho perdite organolettiche perché rimane tutto all'interno della busta, e diciamo il vantaggio veramente enorme che mi dà è la conservazione, cioè un prodotto cotto sotto vuoto a bassa temperatura può durare fino a 5 volte in più rispetto a un altro prodotto. Sono nate varie esperienze, diciamo, di lavoro attorno a questa nuova tecnologia. Ad esempio, se noi vediamo in ogni città ci sono numerose mense, no, dove la gente va a mangiare, una volta ogni mensa aveva una cucina. Oggi con queste tecniche si stanno formando dei centri di cottura centralizzati che poi distribuiscono il cibo ai loro associati, diciamo, a quelli che sono nel loro ambiente. Si chiama cook and chill, dove si cucina a bassa temperatura, vengono portati i prodotti sotto vuoto, vengono rigenerati, sempre con un sistema del genere, quindi sempre con un sous cooker, e poi vengono serviti in tavola. Il vantaggio qual è? Che io faccio la cottura sotto vuoto, la faccio per il tempo che mi serve, necessario per la cottura, abbatto a 4 gradi, lascio maturare per almeno 3-4 giorni e poi la servo. E ho un prodotto che è tecnicamente molto superiore rispetto alla tradizionale cottura, gusto molto migliore e tenerezza. Noi con l'università abbiamo fatto proprio una ricerca, cioè loro hanno fatto una ricerca dove poi hanno fatto una pubblicazione scientifica sulla ricerca, diciamo, dovuta alla bassa temperatura, e si è visto che un prodotto ad esempio cotto a 60 gradi, potete vedere la tabella, 60 gradi ha meno perdite di liquidi e vengono ossidati meno i lipidi, cioè se io vado più su di temperatura ossido di più i lipidi e ho più perdita di liquido, e in più ho un pH più alto. È stato osservato comunque in questa ricerca che
dopo 21 giorni che è stata conservata questa cottura a 4 gradi, abbiamo che nei campioni c'è la totale assenza di carica batterica, quindi vuol dire che il prodotto si è conservato perfettamente. E questo dà un grosso vantaggio a chi opera nel settore, perché provate a immaginare di poter fare, se mandiamo anche la tabella quella della tenerezza, si vedrà che la tenerezza cottura a 1 ora 80 gradi o un prodotto di cottura a 60 gradi, la tenerezza varia notevolmente, cioè abbiamo una tenerezza molto più bassa a 3,3 a 60 gradi, mentre è 5 a 80 gradi, quindi serve più forza per tagliare un prodotto, per mangiare un prodotto cotto a 80 gradi. E questo dà un vantaggio, cioè quello che è il mondo sottovuoto dà in realtà ai ristoratori un vantaggio notevolissimo, perché immaginiamo di fare la cottura sottovuoto, io non ho clienti, questa sera mi preparo tutti i prodotti in monoporzione, li cucino a bassa temperatura, li abbatto a 4 gradi e quando ho i clienti rigenero e servo, quindi ho meno bisogno di personale, ho un prodotto qualitativamente migliore e ho risparmiato veramente tanti soldi, perché poi alla fine si riduce tutto all'aspetto economico, no, del discorso. E quindi bisognerebbe veramente che chi opera nell'ambiente capisca l'importanza di questo concetto. Ovviamente è imprescindibile sottovuoto, cottura a bassa temperatura, abbattimento, perché senza l'abbattimento non abbiamo assolutamente risolto nulla. Perfetto. Ancora qualche domanda? Sì. Elena Vallone ci chiede se la cottura a bassa temperatura consente un risparmio energetico. Sì, allora, anche qua ci sono diversi modi di fare la cottura a bassa temperatura. Si può fare la cottura in forno a bassa temperatura oppure ad immersione, come nel nostro caso con un sous cooker, noi lo chiamiamo sous cooker, molti lo chiamano sous vide. E sì, si risparmia energia rispetto al forno, ovviamente, perché allora innanzitutto cucinare nel forno, anche se oggi ci sono forni estremamente sofisticati e molto precisi, se io voglio cucinare a 60 gradi capirete facilmente che generare vapore a 60 gradi è pressoché impossibile, perché la cottura a bassa temperatura nel forno la posso fare solo a 60 gradi e solo con il vapore a secco non funzionerebbe. In più, diciamo, c'è una uniformità di cottura. In acqua ovviamente c'è una conducibilità termica molto maggiore, 25 volte superiore a quella che è la conducibilità dell'acqua, per cui ho una cottura molto più uniforme rispetto a quello che è la cottura nel forno. E inoltre ho un risparmio energetico maggiore, cioè quando io ho portato a temperatura l'acqua su un sous cooker, poi mantenere la temperatura è estremamente semplice, che la mantiene con pochissima energia, mentre un forno ha comunque delle inerzie termiche che sono totalmente diverse da quella che può essere l'inerzia termica dell'acqua, per cui ha sempre bisogno di essere alimentato. Con un sistema del genere da 2 kW noi riusciamo a fare tranquillamente 30 litri d'acqua, quindi 6-7 kg, 8 kg di prodotto. Con 3 kg arriviamo a 50 litri d'acqua con 3 kW. Un forno mediamente si parte da 9-12 kW e quindi io devo alimentare comunque 9-12 kW. Il forno ha un senso se lo utilizzo quando vado a fare grosse produzioni dove magari non ho un bagno termostatico, non mi posso permettere di avere un bagno termostatico molto grosso. Noi abbiamo servito diverse gastronomie che utilizzano questo sistema, dove abbiamo magari 2 o 3 sous vide all'interno, sous cooker all'interno, che scaldano l'acqua e quindi riusciamo a fare anche 150-200 litri d'acqua e funzionano molto bene, sono molto contenti, perché cosa succedeva? Queste gastronomie avevano impegnato i forni tutta la notte magari per fare delle cotture e poi arrivavano la mattina che magari la cottura non era finita, dovevano ripartire con delle cotture e erano fermi. Allora hanno utilizzato questo meccanismo in modo che possono cucinare anche per 36-48 ore a seconda del prodotto che vanno a fare. Ok, altra domanda, e questa domanda ce la fa Paolo Casolaro, che salutiamo. Oh, ciao Paolo. Dice, come ci si protegge dal calcare nelle macchine tipo il geyser? Allora, il calcare è un elemento molto ostico, perché ad esempio dove noi abbiamo la produzione abbiamo un'acqua veramente molto calcarea. È semplicissimo, uno degli anticalcari più potenti al mondo è sicuramente l'aceto. Basta un bicchierino d'aceto all'interno dell'acqua e
qualsiasi tipo d'aceto, sì, di vino, di miele. Aceto normalissimo bianco, quello da un euro va benissimo. Perfetto. Noi normalmente utilizziamo quell'aceto lì oppure dell'anticalcare. Ok. Altra domanda, sempre Isabella ci chiede se esistono sacchetti riutilizzabili. No, diciamo di no. Non è consigliabile utilizzare un sacchetto, perché se io all'interno ho della carica batterica, poi la vado ad applicare, cioè ho un prodotto, sì, magari ho messo via un prodotto che aveva una carica 10 alla quinta, poi c'ho un prodotto più fresco 10 alla quarta, lo vado comunque a contaminare. Quindi creiamo delle contaminazioni. Non è assolutamente utilizzabile, non, per legge sicuramente non si può fare, insomma, assolutamente. Ecco. Ok. Patrizia De Paolo ci chiede se è consigliabile prima cuocere un prodotto e poi metterlo sotto vuoto. No, solitamente si fa il contrario, si mette prima sotto vuoto e poi si cuoce, perché ecco, se io lo vado a cucinare prima... Quali sono i vantaggi e gli svantaggi eventualmente di questa Diciamo operazione? Che cuocerlo prima ci sono solo degli svantaggi, nel senso che vado a perdere tutte quelle che sono le sostanze che poi si disperdono nell'aria, ecco. Non ho una buona amalgamazione degli odori, perché magari l'ho cotto... Cioè, perdo tutte le sostanze nutritive magari nella cottura tradizionale, mentre nel sottovuoto ovviamente ho notevoli vantaggi che nella scheda magari che possiamo far vedere si vedono tutti, insomma, i vantaggi e svantaggi del sottovuoto. Ecco, c'è qualcuno che ci ha chiesto dove si trovano queste bellissime schede che stiamo passando durante la diretta, quindi sicuramente potrete fare un fermo immagine della diretta e ve le... No, dopo le condivideremo acquisite, diciamo, tutto quello che è il corso. Ecco, allora c'è un link, mi dicono dalla regia, e farei anche un ringraziamento alla nostra regia perché ha lavorato tanto, sì, davvero, proprio bravissima, per rendere fruibilissima questa diretta. Grande, esatto, interazione, complimenti Matilda. C'è un commento fissato dove trovate il link a queste meravigliose schede, esatto, che il signor Luigi Guaia ha messo a disposizione. Poi troverete anche, tra l'altro, la pubblicazione scientifica fatta dall'Università della cottura a bassa temperatura, quindi trovate un po' tutta la documentazione che serve per magari vedere quello che abbiamo, ripassare quello che abbiamo detto oggi. Ecco. Ok. Fiorenzo De Marinis, un carissimo amico che ci segue e tra l'altro utilizza da 11 anni, diceva, la macchina sottovuoto, chiede: nelle cotture a bassa temperatura, le carni contenenti salmonella, nelle carni che contengono salmonella, viene eliminata o no? Ecco, lì ci sono stati vari studi. Onestamente dipende a che temperatura si va a effettuare la cottura. Sicuramente se si fa una cottura dove c'è, non so, 80 gradi, credo che sia il livello dove si abbatte la carica batterica, cioè diciamo dai 65 gradi in poi si abbatte la carica batterica, tant'è che però è sempre legato comunque al tempo, quindi ci vuole minimo un tempo X per sterilizzare. Onestamente non sono un microbiologo, quindi non vorrei, certo, andare oltre, non saprei dire, teoricamente sì. Praticamente, diciamo, un metodo di conservazione, perché tra i metodi di conservazione che abbiamo parlato c'è anche il caldo, cioè se io porto un prodotto, tant'è che il nostro sous cooker, terminata la cottura, se entro 5 minuti io non estraggo il prodotto dall'acqua, automaticamente va nella funzione hold e porta l'acqua a 65 gradi. E questo perché a 66 gradi? Perché evita così proliferazione batterica, quindi fa una sterilizzazione del prodotto. È vero che magari se ho cucinato a 60 gradi me lo trovo più cotto, però se io sono fuori e la lascio magari 10 ore perché mi sono scordato che sto facendo la cottura a 60 gradi, magari posso avere lo sviluppo della flora batterica. In realtà abbiamo visto dalla ricerca proprio che abbiamo condiviso prima, già da 60 gradi in realtà si viene già quasi ad eliminare un po' tutta la carica batterica. Non sono state fatte onestamente prove a temperature più basse, però da 65 gradi in poi teoricamente avviene la pastorizzazione probabilmente, quindi probabilmente si elimina la carica batterica, però secondo me su una domanda così complessa forse conviene fare delle prove. Ok. Elena ci chiede se questi macchinari possono andare bene anche per una cucina con stile crudista.
Sì, si può, assolutamente, sì. Ci sono, allora qui è Valeria. Anzi, forse il crudista è ancora, perché se non cucino un prodotto, magari lo mangio meno avariato. Meglio ancora. Sì, Valeria invece ci chiede, ci sono alimenti che non possono essere sottoposti al sottovuoto? Allora, diciamo in linea di massima, la frutta probabilmente, alcuni tipi di frutta, alcuni tipi di verdure, forse hanno qualche difficoltà a essere messe sotto vuoto, perché comunque diciamo che continuano la loro maturazione e quindi tendono poi a gonfiare il sacchetto, a farlo esplodere, eccetera, eccetera. Ci sono ad esempio delle carni che vengono trattate, vengono fatte maturare, dove magari non si possono mettere sotto vuoto sul sacchetto normale, ma ci va un sacchetto da degassaggio, in maniera che viene messo sotto vuoto e man mano che sviluppano questi gas, il gas esce senza far entrare l'aria all'interno del sacchetto. In linea di massima direi frutta e verdura non è che sono proprio, dipende poi dalla frutta e della verdura, perché ci sono poi, sicuramente se metto sotto vuoto una mela o una banana non mi dura molto, sinceramente, quindi andrebbero trattate in una maniera diversa, però diventa un po' troppo complicato adesso spiegare quali possono essere i trattamenti. Ok, Veronica Faiella invece ci scrive, il sottovuoto si può effettuare anche modificando la composizione chimica che circonda il prodotto? In che senso? Non capisco. Ah, cioè, in realtà non viene immesso nulla di chimico. Sì, no, all'interno non viene messo assolutamente nulla, cioè viene solo tolta l'aria, esatto, in una macchina quindi sottovuoto normale. Quando andiamo a fare un sottovuoto con l'ATM, quindi con l'atmosfera modificata, andiamo a introdurre un gas che normalmente è un gas inerte, cioè non è un gas che comporta nulla di che, è solo diciamo riempitivo o aiuta leggermente ad aumentare la conservazione perché magari è dedicata specificatamente a quel prodotto lì, però non ci sono modificazioni di nessun tipo dal punto di vista chimico. Emilio Caputo ci chiede se è possibile cuocere a bassa temperatura utilizzando la piastra a induzione. Sì, il problema è il controllo della temperatura, cioè se si riesce ad avere un controllo della temperatura che sia stabile, perché no, però è abbastanza complicato perché, ripeto, cucinare a bassa temperatura per tempi lunghi, un grado e mezzo, due di differenza fanno una differenza, cioè mi trovo un prodotto che è totalmente diverso, perché diciamo se uno volesse fare una cottura sottovuoto ottimale, veramente perfetta, dovrebbe farla con la sonda al cuore, cioè io prendo un pezzo di carne, qualsiasi sia la dimensione, metto la sonda al cuore, quando quel prodotto arriva alla temperatura desiderata, alla temperatura ideale per la cottura, il prodotto è cotto, okay? Se invece lo faccio in maniera empirica, cioè in acqua diciamo senza avere nessun riferimento al cuore del prodotto, già diventa un po' più complicato perché dipende dal pezzo dalla dimensione del pezzo che mette all'interno dell'acqua, quindi bisogna fare delle esperienze per capire quando il prodotto è cotto, cioè dovrò fare diverse cotture fino a stabilire che sì, un pezzo da un chilo e mezzo per tot minuti è arrivata al cuore a quella temperatura lì. Okay. Diciamo queste sono più o meno le regole. Quando facciamo le cotture con il geyser, sì, come facciamo a stabilire la giusta quantità d'acqua nella vasca di cottura? Beh, diciamo dobbiamo avere coperto il prodotto, poi c'è un livello minimo e un livello massimo, quindi dobbiamo rimanere in quel range lì. Considerate che adesso noi lo stiamo facendo vedere non coperto, buon sistema anche per, ricollegandoci alla domanda precedente, per un corretto risparmio energetico è quello di avere il coperchio. Noi abbiamo un coperchio appositamente studiato in maniera che evita la fuoriuscita di vapore e quindi l'evaporazione dell'acqua, perché uno dei problemi che può avere è l'evaporazione dell'acqua. Diciamo che questo strumento è uno strumento anch'esso particolare rispetto a quello che è che sono i prodotti sul mercato, perché ha diverse funzioni uniche che altri non hanno, come ad esempio va via la luce, io adesso gli stacco la scossa e quando il prodotto riparte io non perdo la cottura, mi riparte automaticamente da dove era rimasto. E nelle statistiche finali, perché alla fine noi abbiamo un elenco di statistiche, come potete vedere lui è ripartito automaticamente senza che io facessi nulla, nelle statistiche finali io posso vedere qual è stata la temperatura minima, media e massima di cottura, per cui se
ad esempio l'ho impostata a 60 gradi, mi trovo che la temperatura minima è arrivata a 40, vuol dire che è andata via la luce, lui me lo segnala che è andata via la luce, dal display mi dice che è andata via la luce, e quindi io so che la temperatura mi è scesa per almeno 2-3 ore certo. di quel tanto. Abbiamo ad esempio il circolatore dinamico, man mano che arriva, e questo sempre per un occhio di riguardo alla sostenibilità, no? Quindi al risparmio energetico, man mano che arriva al set point alla quale ho impostato, adeguo la velocità per evitare scambio termico e quindi maggiori consumi. E, abbiamo la possibilità di programmare ad esempio il preriscaldo. Cosa significa? Io voglio cucinare a 60 gradi, ho un prodotto che tolgo dall'abbattitore e lo metto a cucinare direttamente quando l'acqua è arrivata a 60 gradi, l'acqua mi andrebbe giù di temperatura. E quindi poi per recuperare quella temperatura mi serve diversa energia. Io posso impostarla a 70 gradi in precottura, quindi lui mi arriva a 70 gradi, quando butto dentro il prodotto lui riconosce automaticamente, oppure se non lo riconosce perché magari il delta termico è troppo piccolo, schiaccio start, lui mi riparte in cottura, quindi io ho recuperato quei gradi di temperatura con il discorso del preriscaldo. Posso anche programmarlo a distanza, posso dirgli io arrivo domani mattina alle 8, voglio cucinare, voglio trovarmi l'acqua calda, l'ho imposto, avviati fra 10 ore, lui quando arriva alle 8 mi fa già trovare l'acqua calda alla temperatura impostata. Okay. Ovviamente può supportare la sonda al cuore, quindi... Allora, Patrizia ci chiede se le glasse, tipo quelle lucide a base di panna e cioccolato che si usano per ricoprire le torte, si possono conservare in sottovuoto, in frigo e per quanto tempo? Allora, le glasse dipende come sono composte, perché se io vado a mettere sottovuoto un prodotto che è molto pieno di aria, facciamo l'esempio la panna, se io prendo un pezzettino di panna così e vado a fare il sottovuoto nella campana, mi riempie la campana perché viene estratta tutta l'aria sostanzialmente. La glassa in teoria non dovrebbe avere molta aria all'interno, quindi presumo che si possa fare. Onestamente non ho mai fatto delle prove, però la glassa normalmente è zucchero e acqua sostanzialmente. Allora, diciamo che esiste un processo per il quale, ecco, una cosa che volevo spiegare era proprio il degassaggio, forse più nel profondo. Molti chef utilizzano fare le creme e poi le degassano. Allora, il degassaggio cosa comporta? Vi faccio un esempio, faccio i sottaceti, o forse meglio, è più l'esempio migliore sui sottoli. Faccio il sottolio, lo chiudo, lo metto nella mia dispensa, dopo 6 mesi incomincio a vedere che è diventato scuro il prodotto, no? Perché l'aria contenuta all'interno dell'olio mi crea l'ossidazione del prodotto. Non significa che il prodotto è andato male, significa che il prodotto si è ossidato. Se io la metto in una macchina sottovuoto e ci faccio il degassaggio, qui ci faccio un ciclo di degassaggio, dove vedo proprio l'olio che bolle, estraggo l'aria dall'olio, quindi più ne estraggo, più riduco la possibilità di avere, avere ossidazione. Quindi dopo 6 mesi io vedrò i miei sottoli che sono molto belli e molto lucidi ancora, molto chiari. È un po' quello che probabilmente fanno a livello industriale. Io ho un mio caro amico che utilizza le nostre macchine da tempo, Pier Francesco, non faccio il cognome, sono magari per la privacy rabbia, che lui utilizza questa tecnica e fa proprio tutti i degassaggi, ogni tanto li pubblica su Facebook, sia in cottura che in... Beh, deve essere interessante appunto. Sì, lui è proprio un appassionato di sottovuoto e di cottura, è anche molto bravo come cuoco, quindi... Diciamo, è un appassionato e quindi sfrutta tutte queste tecniche. Una domanda, secondo me è anche abbastanza interessante. Christian ci chiede, quando cuociamo cibi a bassa temperatura con alcol all'interno, quindi sì. Che ne so, un sugo oppure un prodotto comunque sfumato con l'alcol, l'alcol evapora? Se è all'interno della busta assolutamente no, anzi, resta così. Esattamente così. Anzi, vi dirò di più. Proprio per, allora, un processo che magari molti non sanno è prodotti che vengono effettivamente davvero molto bene con la cottura a bassa temperatura e il sottovuoto, sono anche prodotti alcolici proprio. Cioè un prodotto che si può fare, che io in 2 ore ho il limoncello, non ci crederete, ma è così. Cioè io mi faccio le bucce di limone, le metto nell'alcol, degasso all'interno della macchina, cuocio a 50 gradi per 2 ore, finite le 2 ore io ho un limoncello che è
uno spettacolo. Se poi lo lascio maturare 3 o 4 giorni, ho un limoncello che normalmente ci smettono, adesso non so i tempi, ma penso 30 giorni, 40 giorni a fare un limoncello. E ho l'esaltazione del gusto perché ho estratto tutti gli aromi con il sottovuoto. Ecco, ci sta dicendo che è arrivato alla temperatura di set point. E quindi ho un limoncello pronto veramente in 2 ore. Caspita. Molto interessante. C'è un altro amico che fa dimostrazioni di cucina dove fa sempre diciamo il limoncello ed effettivamente è sempre uno spettacolo, insomma. Bene, un'ultima domanda, ci chiedevano se è possibile mettere anche prodotti non alimentari sotto vuoto. Assolutamente sì, cioè noi abbiamo venduto molte macchine, soprattutto esterne, sono onesto, queste qua, anche in paesi del Medio Oriente dove mettevano sotto vuoto l'oro, sia anche solo per il trasporto, per evitare magari che nel trasporto vibrassero e quindi si deformassero o si creassero delle rotture, diciamo, oppure anche ad esempio se uno mette sotto vuoto l'alluminio, l'ottone, si preserva dall'ossidazione ovviamente, sì assolutamente, cioè, ad esempio si usa molto nel settore dell'elettronica dove, non so se io sono un elettronico di vecchio stampo, ormai 35 anni, anzi forse di più, dove molti non sanno che ad esempio i componenti elettronici hanno una scadenza, ma non perché si deteriorano, perché hanno una scadenza di 5 anni, perché il pin dove si va a fare la saldatura dopo 5 anni si ossida e non è più saldabile. Quindi un prodotto con un data code molto vecchio non viene più utilizzato perché non si salderebbe sul circuito, oppure sembra saldato e invece non lo è. E nel settore elettronico vengono molto utilizzate le macchine sottovuoto per mettere sottovuoto i circuiti stampati, per mettere sottovuoto componenti magari che non hanno tanta rotazione, quindi per evitare che poi si ossidino e quindi siano da buttare via, perché alla fine sono magari tanti soldi. Ecco, questo sì, si usa molto anche in altri settori. Ok, l'ultima domanda, veramente l'ultima, Francesca ci chiede se il rotolo in dotazione con le macchine sottovuoto può essere utilizzato alle cotture. Il rotolo? Sì. Allora, il rotolo onestamente dipende da chi lo produce, come è fatto, che composizione ha. Questo bisogna chiedere al produttore, perché noi questo non glielo posso dire. Okay. Diciamo, noi diciamo i nostri sacchetti come sono fatti, però normalmente i rotoli da cottura è specificato che da cottura. Cioè il sacchetto normalmente quando si usa da cottura è specificato che può essere adatto alla cottura. Se non è specificato normalmente non è da cottura, proprio perché non ha all'interno le plastiche giuste per poter essere messe a contatto con le temperature, con gli alimenti. Certo. Cioè possono essere a contatto con gli alimenti, ma che a determinata temperatura hanno dei rilasci che poi vanno a mescolarsi con l'alimento e questo non va bene. Certo. Questi macchinari possono essere usati per togliere l'aria nelle creazioni in resina? Sì, c'è qualcuno che lo fa. Abbiamo già anche venduto delle macchine che fanno prodotti per la resina. Sì, assolutamente sì. Diciamo che allora l'impiego delle macchine sottovuoto può essere veramente molto molto ampio e l'utilità è davvero enorme, quindi diciamo ci si può sbizzarrire un po' in tutti i campi, dalla conservazione delle sementi alla conservazione dei gioielli, un po' di tutto. Addirittura guardi, c'è qualcuno che mi chiede se si può mettere sotto vuoto la moglie. Io dico sì, perché io mia moglie per tanti anni l'ho messa sotto vuoto, poi arriva una sera a casa. Si conserva benissimo. Si conserva, fino a 50 anni gliene davano tutti i 20. Una sera arriva a casa e fa: io sotto vuoto non ci voglio più andare. In 2 anni si è ossidato, l'ho dovuta cambiare. Ah, ma guarda. E devo dire, dopo 1 ora e 25 di tortura, perché devo dire una questa diretta. Ci stava, dai. Ci stava benissimo. Devo dire, Luigi Quaglia non perde lo smalto e la simpatia. Complimenti, intanto, devo Grazie. Dire, perché è stata una diretta interessantissima, piena di contenuti, piena di informazioni importantissime. Devo dire, fioccano i complimenti, tantissime Grazie. Persone hanno apprezzato, quindi noi siamo ben lieti di offrire al nostro pubblico sempre dei contenuti di qualità. Bene, direi che è arrivato il momento di assegnare i 3 grembiuli messi a disposizione da Workline per i ragazzi di Stellati per la DAD. Quindi Luigi, è il momento che tu prendi
il tuo telefonino, dove nel frattempo sono stati inviati una serie infinita di domande. Quindi adesso prendo un poco io la parola e vi ricordo un po' di appuntamenti. Quindi Luigi, rilassati, focalizza le tre domande. Ed io allora quindi intanto ringrazio tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo progetto Stellati per la DAD, veramente tantissime scuole, oltre 6.000 ragazzi da tutta Italia. Grazie a tutti i docenti, a tutti i dirigenti scolastici, grazie veramente di cuore a tutti coloro che hanno colto questa opportunità, dal momento che noi non ci siamo mai trovati ad organizzare qualcosa del genere, quindi è stata la prima sfida proprio da parte nostra, volerci mettere in gioco per dare realmente una mano al mondo della scuola. Grazie a questi 10 chef stellati che hanno dato il loro contributo così generosamente, così in maniera molto affettuosa ai ragazzi, creando minimo 2 ricette tutti, e quindi mettendosi in gioco, mettendosi comunque a disposizione per appunto chiarire un po' di dubbi e rispondere alle loro domande. Grazie ai 4 docenti che ci sono stati vicini creando i questionari da sottoporre ai ragazzi, quindi il professor Gaetano Zelante, il professor Alfonso Lanza, il professor Gennaro Coppola e il professor Antonio Esposito. Scusate, ma sono un po' emozionata anch'io. E poi i vari approfondimenti, quindi abbiamo parlato del sifone con Danilo Angè e con l'azienda Trabo, abbiamo parlato di padelle con Maurizio Di Dio e l'azienda Fasa Pentole, abbiamo parlato di pasticceria con Pasquale Schettino, stasera abbiamo concluso con Luigi Quaglia, devo dire una bellissima serata, e abbiamo concluso degnamente questo percorso molto articolato che ormai dagli inizi di febbraio, devo dire, è stato un bellissimo periodo, molto intenso e impegnativo. Quindi complimenti a tutti, ed è stato veramente piacevole avervi dei nostri. Mi raccomando, continuate a seguire la pagina di Casolaro, perché come ben sapete noi siamo sempre attenti a stuzzicarvi e a tenervi compagnia. In primis, durante la settimana ci saranno sempre delle dirette dove si parlerà di pasticceria, per esempio di cucina, avremo degli ospiti qui a casa nostra, e ad esempio domani sera c'è un maestro fornaio, Massimiliano Malafronte, che farà una fantasia di grissini stirati, quindi ci sarà questa opportunità di imparare a fare appunto dei grissini stirati con le tecniche giuste per arricchire il vostro cestino del pane, magari riallacciandovi alla diretta della scorsa settimana in cui abbiamo fatto il pane. Il venerdì invece la giornata dedicata agli appassionati di cucina, a coloro che si avvicinano timidamente ai fornelli e magari, pur non avendo troppa dimestichezza, vorrebbero cimentarsi. La persona giusta per fare appunto da cicerone è l'avvocato Fabio Scotto di Vetta, l'avvocato napoletano che ha partecipato a MasterChef 9, l'abbiamo visto calcare le tavole del nostro palco chef e preparare già un paio di ricette nel format che abbiamo appunto creato da poco, Casa Casolaro per passione, solo per passione. Quindi non siamo chef, siamo degli appassionati che ci divertiamo in cucina. Quindi domani c'è Massimiliano Malafronte, venerdì invece accoglieremo Fabio Scotto di Vetta. E poi continuate a seguirci, perché anche prossima settimana ci saranno tante altre novità da seguire, sempre qui da Casolaro. Bene Luigi, io ho parlato tantissimo. Ti ho mandato il messaggio con i tre nomi. Mi hai mandato il messaggio, benissimo. Allora andiamo a vedere chi sono i tre. Ah, io volevo sapere quali sono le domande. Allora, le domande le cerchiamo. Allora, perché i tre che hanno partecipato e che hanno colpito, diciamo, l'attenzione di Luigi Quaglia sono Valeria Avallone,
Cristian Porciello ed Elena Vallone. Devo dire, Cristian Porciello si è distinto, ogni volta si è aggiudicato un premio. Perfetto. Ha seguito, allora glielo togliamo immediatamente. No, devo dire, ha fatto un plan. Complimenti, oh, Cristian, perfetto, perché ci ha seguito proprio bene, bene, bene. Quindi Valeria Vallone, se mettiamo un alimento cotto sotto vuoto può sviluppare all'interno della carica batterica. Ok. Poi c'era... Cristian Porciello ha fatto tante di quelle domande. Esatto, sì, adesso non mi ricordo. Ed Elena Vallone, vabbè, adesso noi... Allora, il tipo di sacchetto che si utilizza, mantenimento dei cibi. Chiederei ai ragazzi magari di inviare un messaggio al, o anzi, loro tutor. Ecco, Elena Vallone, la cottura a bassa temperatura, se consente il risparmio energetico. Se consente il risparmio energetico, va bene. Non so se sono sorelle o parenti. Chi lo sa, può darsi che siano anche di istituti alberghieri completamente diversi. Esatto, sì. Però non importa, va benissimo così. Intanto complimenti a questi tre ragazzi che avranno il loro grembiule personalizzato con nome e cognome e con il logo di Stellati per la DAD, proprio per ricordare questo bellissimo percorso in un momento un po' particolare. Magari ci abbiamo messo anche noi da parte nostra un po' di brio per rallegrarlo. Benissimo, Luigi. Allora possiamo, grazie, concludere per concludere, sì, col discorso della conservazione sotto vuoto, che sicuramente in tempo di Covid più mettiamo sotto vuoto meno evitiamo contaminazione da Covid. Giusto. Per chiudere con una battuta ulteriore, comunque diciamo sarebbe davvero importante che le persone iniziassero a capire l'utilità del sottovuoto, della corretta conservazione. Io vi faccio un esempio, magari non sarà gradito a qualche ristoratore, ma non c'è, voglio dire, nulla nei confronti dei ristoratori. Per esempio, quando io ho iniziato a studiare la materia in maniera un pochino più scientifica, il mio approccio alla ristorazione, quindi girando il mondo, andando avanti e indietro per il mondo, quando entro in un ristorante so già magari i cibi da evitare o da poter scegliere, perché si capisce immediatamente se poi mi verrà il mal di pancia o no. Ecco, da parte dei ristoratori magari bisognerebbe che, poiché spesso si lavora semplicemente perché si è sempre fatto così, no? Io ho sempre fatto così, è sempre andata bene, per cui, però magari ragionando un attimino in maniera diversa, possiamo magari dare un servizio molto migliore al cliente con un prodotto molto, molto migliore, cioè più digeribile, qualitativamente migliore, e quindi accresciamo quella che è la nostra qualità del prodotto. Una riflessione che facevo è che se uno considera che in un ristorante butta via magari tanto prodotto in un anno, che poi è costretto inevitabilmente a mettere sul costo del menù, se io risparmio questo prodotto posso essere più competitivo dando un servizio migliore. In più lo spreco alimentare non è una cosa da sottovalutare, perché a noi costa tanto, cioè il 20% di quello che è la produzione di gas serra al mondo è dovuta dalla produzione di alimento, quindi di alimento che per il 60% va buttato via, quindi è un paradosso assoluto. La ricerca, diciamo, di una corretta conservazione, e la corretta conservazione ci dovrebbe dare anche il modo di mangiare meglio, di capire meglio quando il prodotto è più sano, e quindi di cercare sempre di più, anche nei confronti delle multinazionali che magari sono costrette a usare sempre più zuccheri per nascondere la contaminazione, diciamo, dei loro prodotti, cioè il prodotto che fermenta, no? Quindi capire meglio la conservazione ci consente di avere una più adeguata conoscenza dell'alimento, e quindi di fare una ricerca sempre di un prodotto più di fascia alta. Ecco, questo è un aspetto molto importante che bisognerebbe che le persone davvero riflettessero su questo aspetto. Luigi, tu non sai quanti complimenti hai ricevuto per le tue spiegazioni così chiare ed esaustive, veramente, sia dai ragazzi, dai professionisti, dagli appassionati, sono veramente un tripudio proprio per la tua competenza. Mi emoziono. Allora, l'ultima domanda, magari fuori tempo, sì, massimo, però è interessante. Mattia Sordi chiede: un prodotto comprato sotto vuoto, una volta aperto, si può riconfezionare e rimettere sotto vuoto? E si può mettere magari tra un alimento e l'altro qualcosa per separarli prima di congelarli? Allora, sì, sicuramente sì, nel senso che se io prelevo un prodotto, ovviamente devo stare molto attento a non contaminarlo, certo, nel senso che
prendo un prodotto, devo avere l'accuratezza di lavarmi le mani, no? Lavarmi bene le mani in modo che non vado ad aggiungere carica batterica al prodotto, lo separo da quello che utilizzerò magari in quel momento, poi un sacchetto nuovo lo metto sotto vuoto e poi lo posso ricongelare. È chiaro che, o congelare o mettere in frigorifero, è chiaro che se l'ho scongelato, lì è un po' diversa la questione. Una volta che l'ho scongelato magari non è il massimo ricongelarlo, ecco. Certo, assolutamente. Però si può comunque conservare in frigo, cioè sicuramente è meglio che non metterlo sotto vuoto e lasciarlo in frigorifero così, questo indubbiamente, insomma, ecco. Benissimo, allora direi che per stasera abbiamo concluso, ci possiamo salutare, quindi okay, grazie a voi, grazie a tutti voi per aver assistito. E nulla, noi vi diamo appuntamento quindi a domani sera, non ci sarà Stellati per la DAD, quindi vi ringrazio per aver seguito il progetto, ricordo che fino a fine maggio saremo disponibili per eventuali comunicazioni con i tutor, con i vari docenti, e i nostri contatti sono sempre in funzione, quindi ci potete sempre contattare. Vorrei fare un ringraziamento a Eleonora, che è sempre preziosissima e sul pezzo. Un ringraziamento alla nostra regia, che veramente ha creato l'impossibile per questo Stellati per la DAD, quindi grazie ancora di cuore a tutti voi e continuate a seguirci. Questa è una buona proposta. A domani sera, ore 18, Massimiliano Malafronte sarà qui con me. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Arrivederci. Arrivederci.